qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. L'FDA di Ezio. FDA? Qualcuno può dirmi che succede? Scusa Desmond, frutto dell'Eden. Al Vaticano, Minerva ha accennato ad altri templi e al fatto che sono essenziali per impedire la catastrofe che sta per abbattersi sulla Terra. Esatto. Sono convinta che per trovare i templi dobbiamo recuperare la mela dell'Eden di Ezio. Minerva l'ha in qualche modo alterata toccandola. Un momento, siamo a Villa Editore. Sì, il nostro ultimo rifugio in Italia. Pare che i Templari stiano bloccando i confini. Nel 1507 Ezio nascose il frutto dell'Eden, ma se provo ad accedere a quella sequenza genetica, pare che si ricordi di qualcos'altro. Una specie di ricordo nel ricordo? Sì, esatto. Forse. Esatto, forse? Mi pare che ti sia già capitata una cosa simile all'Abstergo, vero? Anche il soggetto 15 manifestava talvolta ricordi nei ricordi, ma era incinta. I ricordi del padre e della madre del feto erano in competizione. Beh, Desmond non è incinto. O almeno non si direbbe. Forse ha solo mangiato troppo. Puoi saltare a un ricordo successivo. No, non funziona. Mi ricorda qualcosa. Non si poteva accedere agli ultimi ricordi di Altair finché Desmond non ha migliorato la sincronia. Allora forse adesso sta succedendo la stessa cosa. L'inquietudine di Ezio si sta riflettendo su Desmond, destabilizzando il ricordo. In alternativa, Rebecca non sa fare il suo lavoro. Grazie, stronzo. Perché? Stavo solo elencando le spiegazioni possibili. E questa mi sembra la più probabile. Permalosa. Qui non è sicuro. La sorveglianza cellulare vede attraverso i muri. Intendi sorveglianza satellitare? Scherzi. L'Abstergo ha potenziato ripetitori anni fa. Ora le onde attraversano qualunque cosa in superficie. Ci troveranno. E invece no. Seguitemi. Bloccata dall'interno da una trave. Da qui non si passa. Che si fa adesso? La strada che abbiamo fatto ci riporta dritti all'autostrada. Qui non siamo affatto al sicuro. Non abbiamo dei teli, dobbiamo nascondere il furgone. Scusate se insisto, ma non abbiamo molto tempo. Beh, allora aiutaci, Sean. Hai qualche idea? Non saprei. Magari il santuario ha un altro ingresso. Ehi, ho trovato qualcosa. Seguimi. Desmond, io davvero non ho parole. Mi è venuto spontaneo. Possiamo passare da qui. Bel lavoro. Allora noi vi aspettiamo qui, d'accordo? Tutti soli soletti, con un bel bersaglio dipinto sulla schiena. Perché non si accende? È bello non essere nell'Animus. Non è esattamente la mia idea di divertimento. Fammi indovinare, tu sei più il tipo che va a letto alle 6. Cosa? Desmond? So divertirmi anch'io. Molto convincente. Sì, mi hai convinto. Ok, dopo che avremo salvato il mondo te lo dimostrerò. Me lo metteresti per iscritto? La luce... Cos'è stato? Io non vedo niente. Fuggite! Prima che i soldati vi prendano! Correte! Via! Sono fuggiti di qui. Cosa? Ezio e la sua gente. Dopo l'attacco, adesso riesco a vederli. So che è difficile, ma cerca di distinguere le cose. Concentrati sul presente. E se le visioni non si fermassero? Tra un po' comincerò a disegnare i simboli sui muri. Non ci scherzare. Il 16 è morto.
Restiamo sul presente, ok? Grande, non si muove. Ci posso passare sotto? Pronto. Ce la fai a sollevare quella grata? No, se non vuoi vedermi ridotta come quello scheletro. Troverò un sistema. Da qui posso calarmi nel corridoio di sotto. Attenta ai pipistrelli. Dove? Cioè, nel caso ne vedessi. Ricordami di non coprirti le spalle. Desmond. Altri fantasmi. Sono qui, ok? Resta con me. Ti sei fatta male? No. Nostra madre come sta? Desmond, di qui non si sale. Che ne dici di darmi una spinta? È una pessima idea. Ti lancio in aria e tu ti aggrappi alla sporgenza? Peggio ancora. Seguimi. E questo? Che cosa vorresti? Bel colpo. Un gioco da ragazzi. E quando saranno queste gallerie? Del Medioevo, credo. Ma le travi reggono ancora il nostro peso. Dopo tutto quel tempo nell'Animus, non sono sicuro. Mi ero ripromessa di non dirti niente, ma stai davvero ingrassando. Aia. Ho anche detto a Rebecca di allargare l'Animus. Sul serio? No. Si sale. Pronta. L'ultima volta che sono stato qui... Che Ezio è stato qui. Sì, volevo dire Ezio. Non dovrei sottoporti a tutto questo, non è giusto. Ehi, scherzi a parte, questo è il culmine della mia vita. E lo è grazie a te. Concentrati sul percorso, ok? Quando è diventato compito mio? Se tirassi io tutte le leve, che cosa ti resterebbe da fare? Niente. Bel tentativo. Pronta? Un interruttore! Si è aperto qualcosa! Ezio fa il bagno con Caterina Sforza e io sguazzo in una latrina. Ecco, ho trovato! È gelata! Piantala di frignare! Per te è facile, non stai nuotando nei rifiuti tossici medievali. Ah. Puzza da far schifo. Il solito esagerato.
questo il culmine della tua vita? Sì, sì. Pronta? Sì, vai. Tu non ti devi bagnare. Perché ci sei tu? Simpatica. Vero? T'ho presa. Grazie. Ezio! Siamo passati! Fai presto! Oh, Cristo! Ah! Dio mi salvi! Bene, il ponte è andato. Impossibile saltare. Ho un'idea. Dovrai aiutarmi. Mettiti sul bordo e sta pronto. Pronto. È fatta. Fammi vedere. Oh, tu va pure avanti. Io me ne resto qui a morire al buio con i pipistrelli. Avanti, salta! Ottimo lavoro. Mi spiace per i pipistrelli. A me no. Soldati, ho trovato un'entrata! Uno pensa che le scale portino da qualche parte. E invece no. La vita è una delusione continua. Aspetterò qui. Bene, adesso lascia che vada a tirarti giù quel ponte. L'ultimo l'ho fatto io. E sono sicuro che sarà il tuo ultimo. Ah, molto spassoso. Ecco qua. Grazie, Desmond. Ora tocca a me pareggiare i conti. Grazie. È già qualcosa. Stupiscimi. Ecco fatto. Grazie. Siamo una buona squadra. Ok. Avanti, Desmond, andiamo. Riesco a vedere il santuario.